ad ora abbiamo detto fuori la mafia dallo Stato, e questo lo urlavamo sempre, ma dobbiamo cacciare i partiti degli ultimi 20 anni dagli enti pubblici, altrimenti non risolveremo mai il problema democraticamente, ma lo dobbiamo fare. Allora, Ma è stato eletta Valeria Baio, che fate? Qual è la vostra risposta? adesso dentro molti di voi, molti, io lo so che voi siete arrabbiati, molti di voi dentro in questo momento stanno aspettando. Ti ho capito, fammi parlare un attimo, poi dopo se volete potete parlare anche voi. Anzi, ci scambiamo un po' il megafono, io vi ascolto, perché in questo momento dentro ci sono molti di voi, purtroppo non tutti, che stanno protestando contro l'elezione, contro la spartizione dell'ennesima poltrona. Io questa persona neanche la conosco, ma qui il discorso è che qui si utilizzano le persone, i volti per nascondere gli scandali. Marino alle ultime elezioni comunali ha pulito la faccia al PD romano, che era impresentabile, e oggi rischia di pulire la faccia anche al comune di Roma coinvolto in questa inchiesta. Ma alla fine lo sapete benissimo come la sta amministrando questa città. Male, perché è stato votato da un cittadino su 10, un cittadino su 10. Allora, noi adesso dentro ci sono gli altri che si stanno organizzando, io resto con voi, vi ascolto, ma noi dobbiamo fare in modo che questo comune venga sciolto per mafia, perché il vero risultato è questo. Per il resto, veramente, io vi invito solo a ricordare, voi lo sapete, ma lo dobbiamo divulgare il più possibile, che chi ha distrutto questo paese oggi ci viene a dire che lo vuole rimettere in sesto. Il vero cancro sono queste politiche, sono questo modo di fare politica, sono questi personaggi. Io lo ripeterò per sempre. Non possiamo sentirci dire dal PD che è coinvolto in questa inchiesta che loro risolveranno il problema del Comune di Roma. È una buffonata. Il Partito Democratico riparte da Ignazio Marino, riparte da questa giunta che ha dimostrato di essere un argine all'infiltrazione dei poteri criminali. Quindi niente scioglimento. No, lo scioglimento, come che è stato richiesto dal Movimento 5 Stelle, sarebbe un favore alla mafia, è la linea della mafia che ha provato a infiltrarsi in questa amministrazione e non ci è riuscita. Sindaco Marino, il prefetto Pecoraro le ha detto oggi pomeriggio che lei deve smettere di andare in bicicletta ed accettare una scorta, perché ci sono dei seri problemi per la sua sicurezza. Pensa di farlo? Quello Ho di detto rinunciare alla al prefetto che bicicletta? voglio pensarci, voglio dormirci su, perché è chiaro che se il prefetto viene a dirti che ci sono dei pericoli, insomma, penso che sia il caso di almeno rifletterci con serietà. Il 5 Stelle non ci ha aiutato. Io personalmente sono stato oggetto di una interrogazione del Movimento 5 Stelle in Campidoglio per aver chiesto di cancellare, di chiudere, di mettere sul mercato alcune partecipate inutili che costituiscono solo elemento di spreco, come Farmacap e Assicurazioni di Roma. Il Comune ha 42 farmacie di proprietà che sono le uniche farmacie in Italia in perdita, le uniche, che generano una perdita di 1 milione di euro l'anno pagando ai Considerando che appunto cittadini. tutte fanno business e lei dice quelle del comune no. Su questo chi ci ha frenato è il Movimento Perché 5 secondo lei i Stelle. nobili? Ma perché? Sempre per il Perché motivo fanno per fare un'opposizione un opposizione? po' sterile. Il sindaco Marino gli ha teso una mano all'inizio legislatura, mi sembra di capire che gliela tende anche oggi. Dia una mano a cambiare questa città e a fermare la criminalità. Continua ad esserci tensione, c'è stata tensione all'interno dell'aula Giulio Cesare con l'intervento dei commessi che hanno frenato consiglieri a 5 Stelle e deputati che hanno tentato di occupare i banchi della presidenza. Ecco, la delegazione in questo momento sta uscendo e sta entrando in piazza del Campidoglio, sta superando questo cordone di cittadini che è intervenuto e che in questa ora dalle 19:30 ha lanciato cori contro la cupola mafiosa di Roma, cori contro i giornalisti, cori contro una politica inquinata. È la vice in questo È la caso. vice, scusate, la vicepresidente Gemma Zuni di del Sel. Consiglio Comunale. Gemma Zuni di Sel. Ecco. Quella che vedo nel monitor. Due donne, una buona idea Era per una buona ripartire. cosa.